cose. Sì, poi abbiamo anche altri continenti che vincono i segmenti di fondo, vedi gli Stati Uniti. Però alla fine le gare per adesso le ha vinte sempre la Germania. Sì, questo è un dato reale. Andiamo a vedere il distacco di Alessandro Pittin. Pittin che ha chiuso il segmento di salto in posizione numero 43, quindi in linea con ieri. Però il distacco, ecco, segniamoci il distacco, che ne so, da Clemens, che è 21esimo, un minuto dalla testa. Vediamo. Costa 28esimo, quindi non male. Però l'obiettivo a questo punto è salvarsi, rimanere in zona. Come ieri, praticamente stessa posizione di partenza. Qui andremo a vedere cosa farà Krog e Gruber, che recupereranno, verosimilmente. Pittin 1.39. Sì, di fatto il distacco di ieri, qualcosa più. Rungaldir 2.27, non credo che ci saranno partenze a onde. Di salto, mentre qui vediamo il tracciato di Ramsau, l'abbiamo detto, è più duro nella prima metà del giro e poi spiana letteralmente. Quindi la differenza va fatta nel primo chilometro, poi è vero che nel finale chi ne ha può provare a vincerla in volata. Non è un tracciato durissimo, però ieri fondisti di qualità come Pittin hanno fatto segno. Non ha molto da fare. Partire rilassato, andatura letargica, aspettare che arrivino i migliori tedeschi e vedere di mantenere la loro scia. Proprio piano B non esiste. Il dato interessante qual è? 6 segmenti di gara di salto, 6 vincitori differenti. Effettivamente nel salto abbiamo un equilibrio notevole, anche se spesso e volentieri chiaramente chi parte davanti sono sempre gli stessi. E allora ti dico che nel fondo finora i segmenti di gara sono stati 5 e abbiamo avuto 5 vincitori diversi. Ecco, mettiamo che l'abbiamo già detto ieri, c'è grande equilibrio nelle singole componenti, grande incertezza, però alla fine la somma degli addendi dà sempre Germania. Cioè, quindi il risultato si chiama Rijek o Frenzel. Fino a questo momento sì, con Riesle o Kirchheisen che di tanto in tanto si sono inseriti intercalando questo duello che promette di durare per tutta la stagione e che era anche un po' atteso, se ne parlava di anni di avere, sì, Rizek come rivale di Frenzel. Io sono convinto che Riesle non parta battuto, ma sarà una lotta a tre. Italia, oggi 3 atleti in gara, 2 con importanti possibilità di entrare in zona punti, un terzo che finalmente prende parte a una prova di sci di fondo. Samuel Costa che sta per partire, partirà col 28esimo pettorale, 1 minuto e 14 di distacco da Frenzel. Pittin partirà per 44esimo, 1 minuto e 39 di distacco dalla vetta, mentre appunto chi parte per la prima volta in stagione è Lukas Rungaldir, però con distacco importante, 2.27, e soprattutto partirà da solo, non ci sono partenze in wave start, sarà difficile per Lukas Rungaldir, sì, entrare in zona punti. Sì, anche perché davanti viaggeranno in gruppo e quindi per chi la deve affrontare in solitudine diventa proibitivo rientrare. Gara fondamentale in ottica ranking list, da seguire con attenzione il finlandese Mäkiau, che conquistando un punticino o due garantirebbe i 4 pettorali alla Finlandia nel mese di gennaio, sarebbero molto importanti, e poi eventuali outsider che potrebbero entrare in zona punti senza averne conquistati. Mi viene in mente il norvegese Johansen, che qui ha fatto bene in passato e nel fondo ha qualità da mettere in campo. Johansen che parte 42esimo, quindi poco avanti rispetto ad Alessandro Pittin. Pittin che invece in ottica World Ranking List si è messo al sicuro. E non ti cito a caso Johansen perché potrà usufruire del traino di Pittin. Hai detto bene, l'Italia è tranquilla in ottica Ranking List, i 4 pettorali li avrà nel mese di gennaio. Si è conclusa la prima fase della combinata nordica e i pettorali sono andati al Giappone. Questa è una novità, Giappone che quindi potrà avere 7 atleti nel mese di gennaio. E poi, come di consueto, Austria e Germania, che non mancano mai l'appuntamento con le posizioni che contano in Coppa Continentale. Poi, la Germania in realtà aumenta la sua quota perché potrà averne 9 a questo punto. Sì, quindi magari subentrerà un altro giovane. Germania che schiera un ragazzo junior, attualmente tra i migliori 10 della generale, Vincenz Geiger. Vincenz Geiger che è stato raggiunto da Erik Frenzel. Frenzel chiaramente è partito molto forte, è partito fortissimo anche Fabian Riesle. Ecco, Riesle forse nei primi 800 metri è stato l'uomo più veloce di tutti perché ha raggiunto Frenzel che partiva con 6 secondi di vantaggio e adesso insieme sono alla caccia di Mario Seidel. Sì, Frenzel è indemoniato dopo la delusione di ieri, si pensava potesse vincere, ha chiuso in terza piazza. Analizzando la competizione lui ha dichiarato: non l'ho persa nel fondo, l'ho persa nel salto, perché i punti che ho lasciato per strada non eseguendo bene la fase di atterraggio mi sono costati la vittoria, la possibilità di andare via da solo. Costa è passato agli 800 metri in 30esima posizione, fa parte di un gruppo guidato da Stepan Kupchak, Orter, Drummel.
per quanto riguarda Pittin, Pittin è 43esimo a 1,27, quindi Pittin è partito veramente forte, ha guadagnato 11 secondi su Mario Zeidel. Sì, poi Zeidel non è un grande riferimento per Pittin, il suo tempo andrebbe paragonato a quello dei migliori tedeschi, Frenzel piuttosto che Riesle, anche Johannes Riesle che oggi è chiamato a gara di rimonta, però Pittin ha dimostrato di essere in palla e il fatto che vada così forte su un tracciato non impegnativo è positivo in vista del proseguimento della stagione, perché arriveranno anche tracciati molto più duri e lì Alessandro potrà guadagnare molto più terreno. Lucas Rungeldir è passato mestamente in ultima posizione, però intanto qui vediamo che ci sono Frenzel e Riesle che si sono messi a fiutare l'odore del sangue di Mario Zeidel. Sì, diciamo che Zeidel il primo chilometro e mezzo si è potuto rilassare, è andato avanti con un passo non sostenuto, attendendo l'arrivo dei tedeschi, ma non solo, perché vedo Akito Watabe, c'è Espen Andersen e anche Jürgen Grobach, direi, no, Taye Kato. È Kato che è destinato a perdere terreno, un Kato che ha raccolto pochissimo in questo inizio di stagione per via di una forma scadente nel fondo, però ha anche fatto fatica a fare la differenza sul trampolino come nei giorni migliori. Grobach che abbiamo citato invece sta guidando il gruppo inseguitore di questi sette, che sì, è a 25 secondi circa. E non sarà facile rientrare, perché qui saranno in tanti a tirare, si alterneranno Frenzel e Fabian Riesle, magari una mano la darà anche Espen Andersen piuttosto che Geiger. L'interesse di questi atleti è tenere il ritmo sostenuto, perché poi da dietro possono rientrare veramente in troppi. Credo che con Grobach ci sia Johannes Riesek. Se è rientrato sul norvegese, andiamo a vedere. Sì, Grobach e Riesek sono insieme e stanno tirando il gruppo insieme, indovina un po', Kirchhaisen e Pommer. Ecco, Kirchhaisen va citato perché in stagione, così come Fabian Riesle, Johannes Riesek non è mai uscito dalle prime 10 posizioni, solo loro. E effettivamente Frenzel ha un buco, non per colpe sue, chiaramente è stato penalizzato dal vento nella seconda gara di Ruka e alla fine quella è la gara che sta facendo la differenza nella classifica generale di Coppa del Mondo. Sì, che vede Riesek in vantaggio con buon margine, chiaramente oggi il terreno è più propizio per Erik Frenzel che dovrebbe provare a chiudere il buco. Intanto qui c'è Fabian Riesle che sta tenendo un buon ritmo, che viene tenuto senza problemi da Frenzel, Zeidel è nel gruppo di testa, il gruppo di testa che si sta riducendo a 6 unità perché come prevedibile Taye Kato sta perdendo terreno. Sì, non ha i mezzi atletici in questo momento per rimanere con gli altri 6. Però il fatto che sia lì davanti è positivo per il Giappone, che come dicevamo potrà schierare anche un atleta in più a gennaio, sarà probabilmente il giovane Yamamoto. Intanto c'è una caduta, vediamo che il numero 19, un austriaco, dovrebbe essere Denifel, potrebbe essere lui. 19 Klaffer. Brutta caduta, sì, per Klaffer. Faldo, brutta caduta perché c'è stata una strana torsione del busto, poi andremo a rivedere. Era lì nel gruppone, anche in passato a Rams abbiamo visto cadute di quel tipo. Mi ricordo una caduta di Riesle, ad esempio, da queste parti. Con chi si è toccato? Con nessuno, forse? Si è agganciato con un tedesco. Weber. Con Weber, sì. Pettorale 11, Weber. Tedesco destinato a perdere terreno nel fondo perché in questo momento è più specialista del salto, però è un atleta giovane che crescerà. Gli italiani sono transitati? Dunque Costa è transitato ed è nel secondo gruppo inseguitore, un gruppone che parte dalla 26esima posizione, arriva fino alla 36esima. Pittin transita adesso ed è 37esimo, staccato di una quindicina di secondi da questo secondo gruppone. Quindi un primo giro ad alti ritmi per Pittin, che è in grande rimonta. Davanti Frenzel ha dato il cambio a Riesle, c'è un chiaro accordo tra i due tedeschi per arrivare a giocarsela in coppia. Poi nel finale tutto può accadere, perché sono atleti con un buono spunto veloce. Riesle però è reduce da qualche volata di troppo persa in tempi recenti, compresa quella di ieri con Johannes Riesek. E intanto Vincenz Geiger ha capito che questo è il treno da tenere e rimane lì altamente competitivo. Fa un po' più fatica in questo momento Espen Andersen, ma è normale, sono comunque tutti agganciati. Ecco, i primi sei del segmento di salto sono attualmente i primi sei anche nel fondo. E andiamo a vedere se ci sarà possibilità di rimontare per quelli dietro. Diciamo che per adesso è uno schema di gara molto simile a quella di ieri. E la novità di davanti rispetto a ieri è Akito Watabe che prende il posto di Johannes Riesek. Poi gli altri 5 hanno condotto comunque gara di testo, quasi. Diciamo che d'altronde se le condizioni meteo rimangono più o meno lo stesse e i valori non cambiano, quindi è normale vederli così. Intanto dietro non guadagnano sui primi.
è facile che questo gruppo possa andare fino all'arrivo, non ci sono dubbi su Frenzel e Riese, gli altri devono avere la forza di rimanere con loro e per molti arriverebbe il miglior risultato in carriera o qualcosa del genere. Geiger, Seidel e Espen Andersen non sono mai saliti sul podio in carriera. Kito Watabe ha anche vinto tante gare ma resta un eterno piazzato. Però Kito Watabe non è mai salito sul podio qui a Ramsau. Esatto, mai meglio di quinto su queste nevi. Tante volte tra i migliori 10, i numeri parlano chiaramente. Kito Watabe ha concluso a Ramsau 10 gare delle 16 disputate tra i migliori 10. Intanto qui c'è Riesle che tiene il ritmo sempre alto, Frenzel che ha dato il cambio a Riesle. Sì, sì, si sono dati il cambio praticamente all'inizio di questa tornata. In quella precedente aveva tirato di più Riesle, però lo dicevamo, sono gli atleti più forti tra quelli davanti, hanno interesse a tenere il ritmo sostenuto per evitare brutte sorprese. Ma l'impressione è che da dietro non rimontino e non è escluso che i vari Grobak e Johannes Rijek inizino a studiarsi e a risparmiare energie in vista del finale. Per il momento Kito Watabe risponde molto bene ai due tedeschi, sono un pochino più staccati gli altri, però ancora il gruppo a 6. Sì, bisognerà vedere se tutti riusciranno a rimanere con il tandem Frenzel-Riesle. Chiaramente parliamo di due dei migliori fondisti del circuito, parlano i tempi delle ultime gare. Ieri Frenzel ha pagato qualcosa nel finale, ma perché lo schema tattico non gli ha detto bene e ha dovuto affrontare buona parte della competizione in solitudine al vento, così spendi di più e spesso e volentieri arriva il conto da pagare alla fine. Tanto vediamo qual è la situazione degli italiani al terzo intertempo. Costa è sempre lì in quel gruppone che in realtà è andato a riprendere qualcuno davanti, gruppo che va dalla 23esima alla 35esima posizione. Però attenzione perché Alessandro Pittin si sta riportando a contatto con questo gruppo. E c'è ancora tanta strada da percorrere, quindi per Pittin l'ingresso in zona punti sarà sicuro. Ieri ha sfiorato la top 10, oggi non sarà facile chiudere nelle prime 10 posizioni, però l'obiettivo è arrivare subito a ridosso. Sì, e invece diciamo che per Costa l'obiettivo è quello di rimanere nei 30. Intanto qui Frenzel alza un pochino lo sguardo, guarda Riesle per capire se vuole dargli un cambio oppure no. E l'impressione che Riesle risponda in maniera affermativa e si porti davanti. Comunque il ritmo viene tenuto agevolmente anche dagli altri, almeno per ora. Ho l'impressione che quando Riesle e Frenzel inseriranno le marce alte, nessuno degli altri quattro rimarrà con loro. Il migliore Kito Watabe potrebbe farcela, ma non mi pare che sia al top della condizione nel fondo. Diciamo che Espen Andersen dà da tempo l'impressione di essere al gancio, però rimane sempre lì attaccato. E vediamo un Watabe davvero pimpante che sembra essere dotato di ottimi materiali, ecco, perché guadagna in discesa. E questa è una bella notizia perché in alcune gare di questa stagione Akito ha concesso molto agli avversari proprio in termini di qualità dei materiali. Mi viene in mente la prima gara di Cusum in particolare, lì il dato fu clamoroso, ma anche in una delle gare di Lillehammer. Certo, qui siamo ormai a metà gara, una gara che sta filando via molto rapidamente perché vedete che siamo neppure ai 12 minuti. Quindi molto rapida questa gara. Sì, una proiezione da 23-30 giù di lì. Adesso è Riesle che tira, Frenzel non ha grossi problemi a tenere il passo del connazionale e poi Kito Watabe. Bene Mario Zeidel che si sta abituando ad occupare le posizioni di testa. Vincent Geiger ha avuto un finale importante nella prova di ieri e Espen Andersen invece ha fatto un po' fatica, però è un atleta che si sta distinguendo in positivo in questo inizio di stagione, è il norvegese più competitivo dopo Grobak. Intanto andiamo a vedere dietro, l'impressione è che il distacco sia sempre il medesimo, quindi adesso Rizek insegue in prima persona ma sempre a mezzo minuto. Sì, sarà difficile per questo gruppo rientrare. Ironia della sorte, Rizek deve sperare che Riesle e Frenzel stacchino gli altri, a quel punto ci sarebbe la possibilità di scalare qualche posizione in classifica, se no sarà veramente proibitivo. Massimiliano Klapfer si è ritirato. Ma Klapfer ha avuto una brutta caduta, speriamo che non ci siano state conseguenze, ma una strana torsione proprio del busto, magari lì tipo uscire una spalla o qualcosa del genere, sì. Riber può insegnare qualcosa al riguardo. Sì, o forse insegnare qualcosa in senso opposto, cioè come non fare certe cose. Intanto Costa è passato ed è a 55 secondi, sempre in quel gruppo che viene trainato sostanzialmente da Klapfer, no scusate, da Orter. Mentre Pittin è 33esimo, è in coda a questo gruppo. Quindi adesso dovrà faticare per scalare posizioni nel gruppo, un po' come è avvenuto ieri. Tanto davanti iniziano a menare per davvero Frenzel e Riesle. È Frenzel che prende l'iniziativa e adesso alza il ritmo in salita. Aspettiamoci un attacco da Frenzel in salita, il suo terreno. Sì, Espen Andersen sembra quello più brillante in questo momento. E Frenzel ha veramente un passo importante. Riesle
mantiene le frequenze del più titolato connazionale. Un Espen Andersen positivo, mentre fa più fatica Mario Zeidel. Sì, Mario Zeidel fa fatica e anche Kito Watabe proprio al gancio. Molto brillante Espen Andersen. Ecco. Però se questi atleti riescono a tenere il contatto, poi si scollina e si può rimanere comunque con il tandem Frenzel-Riesle, che è quello vincente, quello che ti può portare poi sul podio. Watabe e Zeidel effettivamente hanno perso qualcosina, adesso Watabe deve provare a chiudere il buco, attenzione che Geiger perde qualche metro rispetto ad Espen Andersen. Però era successo anche ieri, si era quasi staccato, poi è rientrato e nel finale ha chiuso in quarta posizione, certo. Da dietro non guadagnano. Non, anzi, perdono qualcosina, Rizek e Kirkhaisen tirano come dei matti, ma niente da fare. Quindi tedeschi che tirano nel primo gruppo e tedeschi che tirano nel gruppo inseguitore. Che strano, non l'abbiamo proprio mai vista questa situazione quest'anno. Abbiamo visto i tedeschi attaccare, in questo momento Erik Frenzel sta facendo veramente la voce grossa con Fabian Riesle, che è l'unico a rimanere sulle sue code. Eh sì, Frenzel nei tratti in salita sembra avere qualcosa in più rispetto a Riesle. Dietro si sono staccati progressivamente, nessuno è riuscito a rispondere. Tra questi quattro è difficile capire chi possa vincere un'eventuale volata, però attenzione perché da dietro potrebbero anche avvicinarsi Grobak e Rige, che stanno forzando il passo in quest'ultima tornata. E Kito Watabe adesso si incarica di tenere alto il ritmo, c'è Vincent Geiger che prova a risalire la china, Zeidel un po' più in difficoltà, però comunque questi quattro sono ancora insieme. Vediamo se Rizek piuttosto che Kirkhaisen possono riportarsi su questo gruppo. Certo Massimiliano, un'altra trippetta tedesca sarebbe pazzesca. Sì, perché si tratterebbe della terza tripletta nel giro di quante gare? Sei? Sarebbe la terza tripletta nel giro forse addirittura di cinque gare, delle ultime cinque gare. Sì, però sei gare stagionali e i podi diventerebbero quanti? 14 su 18? Iniziano a essere numeri che fanno davvero paura. Anche perché poi arrivasse una tripletta, bisogna vedere perché Kito Watabe è veramente pimpante. Arrivasse una tripletta sarebbe la terza in stagione. Nelle precedenti 30 stagioni di Coppa del Mondo quante triplette tedesche abbiamo visto? Guarda, un paio, però se andiamo a scomodare la DDR, la Germania Ovest ce ne sono altre due. La Norvegia ne ha raccolte 10 e la Germania nettamente si sta avvicinando, contando anche le Germanie del passato. Sì, quando c'era Germania Est e Germania Ovest, poi chiaramente altra situazione, si creano equivoci se si parla di movimento tedesco, bisognerebbe parlare appunto di movimento tedesco. Tanto qui Frenzel ha preso qualche metro di vantaggio su Riesle. Sì, però siamo in un tratto che chiama una discesa, Riesle si riporterà sotto. Siamo quasi alla conclusione di questa seconda gara di Ramsau, difficile da leggere la volata tra Frenzel e Riesle. Forse Frenzel ha qualcosa in più in termini di materiali? Ma lo scopriremo presto. In discesa sicuramente c'era piuttosto equilibrio. Tanto dietro andiamo a vedere qual è la situazione con Akito Watabe, che è inseguito sempre da Mario Zeidel, con sì, Geiger alle spalle. Mentre non vedo più Espen Andersen. Espen Andersen ha perso terreno. Io non vorrei che fosse caduto Espen Andersen, perché era assieme a questi atleti e non sembrava in difficoltà. Sì, effettivamente non credo che possa aver avuto un crollo repentino. Intanto aggiornamento perché Pittin sta facendo la voce grossa e attualmente si trova in 13ª posizione, guida un gruppo con Coxien, Rerl, Gerstgraser e sono a una 15ina di secondi dal gruppo trainato da Rizek. Effettivamente Frenzel fa la voce grossa, cerca di risolverla prima della volata finale, ma Riesle sta rispondendo bene. Riesle che qui ha raccolto tanti podi ma non si è mai imposto, a differenza di Frenzel che due successi li ha portati a casa. È vero, Riesle su questo impianto non ha mai vinto, Frenzel invece diciamo che è un abitué dei successi sulle nevi austriache, non solo di Ramsau. Beh, a Zeffeld è assolutamente dominante, ha una sequela di vittorie da paura. Non tengo neanche più conto. Una cosa del genere, spaventoso. Pazzesco. Tanto vediamo l'indicazione sui materiali. Chiaramente in discesa lo scorrimento ti dice chi sceglie a migliori. Sai che forse è Riesle che sceglie a migliori, a meno che Frenzel non abbia fatto un po' l'impasse. Tanto qui dietro a Kito Watabe è sempre seguito da Zeidel e Geiger. E non è uno schema favorevole da Kito, perché in volata è battuto da tutti, verosimilmente anche da Zeidel e Geiger, che non conosce bene, in particolare Geiger
un'assoluta novità nel circuito di Coppa del Mondo, al di là delle sporadiche presenze della passata stagione. Ricordiamo che Geiger e Zeidel in carriera di podi non ne hanno ottenuto nessuno. Sì, sì, esatto. Frenzel sembra averne, eh. Risde fatica a tenere il passo del connazionale. Attenzione perché da dietro Grobak e Rischek si sono riportati su Espen Andersen. Tanto di pura pattinata Frenzel e Risle, però Frenzel sembra avere qualcosina in più. Siamo ormai in rettilineo finale. Frenzel lo imbocca in testa, prova a uscire. Risle ne ha di più, però quel vantaggio preso da Frenzel farà la differenza per lui. Fanno 34? Sono 34 in Coppa del Mondo, 37 all inclusive, superato Sven Fischer, appartenente a altra disciplina. Però attenzione, seguiamo la volata per il podio, che dovrebbe vedere Zeidel imboccare in testa rettilineo. Sì. Però attenzione a Geiger, che sembra avere qualcosa in più. Watame, non c'è partita. Gliela lasciata su. E Geiger arriva terzo, altra tripletta tedesca. E dietro c'è Johannes Rizek per la sesta posizione. Che finale di Johannes Rizek, grandissima condizione nel fondo. Beh, oggi limita i danni. C'è una volata per la settima, ottava posizione. Rizek porta a casa 40 punti, resta leader della generale. Dietro c'è Groba con Espen Andersen, ti direi. Ma io penso che Espen Andersen sia veramente caduto. Intanto nona posizione per Kirchhaisen, decimo Pommer e undicesimo Erola. Pommer ancora tra i migliori 10. Che roba. Questa è la classifica finale, terza tripletta tedesca, quarto Zeidel, quinto Watabe. Alessandro Pittin ha concluso in quindicesima posizione. Nel finale è stato battuto da Coxien e Gerst Graser, autore di grande rimonta. Pittin però dovrebbe aver realizzato il miglior tempo sugli sci stretti. Esatto, a punti anche Costa. Da sottolineare il 19° posto del giovane finnico Mekiao, atleta junior. La Finlandia avrà 4 atleti al via delle gare di gennaio, questo è positivo. Mentre Lukas Rungaldir ha chiuso nelle retrovie, 45°.